Una scatola misteriosa piena di slime originali della Elmer's. Oh oh! Vediamo insieme cosa troviamo all'interno, ma prima sigla! Yolanda Zitz. Hello everyone! Rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici miei, io sono Yolanda Zitz ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove andiamo ad aprire questa scatola con slime originali della Elmer's, comprati direttamente dall'America. Arriviamo a 700 like e andremo a provare insieme dei nuovissimi slime, altri slime della Elmer's. Avete visto la mia collezione di slime della Elmer's? Bene, se ne aggiungeranno altri, ragazzi. Eccoli qui, quindi se siete curiosi di vedere altri slime della Elmer's, 700 like per questo video. Iscrivetevi ed attivate la campanella per non perdere anche gli altri video sul mio canale, perché escono tutti i giorni alle 14:30. Prima di iniziare il video vi voglio ricordare che ci possiamo incontrare l'8, il 9 ed il 10 luglio a Macerata Campania in provincia di Caserta. Ci sarò io, ci saranno tanti ospiti, cantanti eccetera. Molto bello, ci sarà la musica. Io avrò il mio stand Yolanda Sweets dove ci saranno slime, giochi, squishy, tanto divertimento. Allora, avete visto prima che questa scatola si apre come se fosse un calendario dell'avvento, ma non è un calendario dell'avvento. All'interno, da quel che ho capito, ci dovrebbero essere tutti slime o decorazioni. Beh, ora lo scopriamo insieme. Allora, qua ci sono una casella con, vediamo, con cosa. Oh yes, ragazzi, sono tutti slime. Allora, tutti slime. Due slime! È uno slime con base trasparente. Io tipo quando l'ho trovato e vedevo che spedivano in Italia, l'ho preso subito perché io le colleziono, gli slime della Elmer's. Dentro ci sono questi glitter che mi faranno le mani tutte glitterate, e lo slime che è, oh, sembra un budino trasparente. Oh, ragazzi, oh wow. Allora, io posso dire che questi sono gli slime più belli del mondo. Questo slime è la cosa più bella del mondo. Guardate qua, che bello. Non li metto i glitter perché altrimenti questi mi sporcano tutte le mani. Che dite, poi li devo andare ad aggiungere i glitter, sì o no? Scrivetemelo nei commenti. Vediamo il numero 2. A quanto ho capito ogni casella dovrebbe avere proprio due slime. Due. Ah sì, sono due slime uguali. No vabbè ragazzi, due slime sempre uguali. Uno ce lo conserviamo e uno vediamo com'è. Qua dentro questi li voglio aggiungere. Sono le Bings Beads e lo slime è azzurro. Vediamo. Profuma. Ed ha sempre una base un pochino trasparente. Vedete com'è lo slime? Wow. Cosa dite? Le aggiungiamo queste perline? Ah ragazzi, quanto è bello. È diventato ancora più crunchy. È stupendo. Mamma mia ragazzi, poi con le perline assume un colore ancora più olografico, glitteroso, non lo so, è molto bello. Allora, numero 3. Ok. Allora, abbiamo uno slime viola, sempre con le Bings Beads, che anche questo profuma di uva. Raga, guardate. Ma quanto è bello questo slime, quanto è trasparente. Allora, vediamo, le andiamo a mettere. È davvero carinissimo. E poi è super scoppiettante. Bello, raga. Mamma mia, non mi aspettavo che fossero così belli. Ok, meno male, dai. Meno male. Ok, mi devo ricredere perché no, finalmente non è una base trasparente, ma una base tipo vinilica. Ed è giallo con gli sprinkles. Quindi... ok, ragazzi, profuma di torta. Profuma di torta. No, vabbè. Ok, ha una base super glossy anche questa, con un po' di colla vinilica all'interno, ed è super, guardate, elastico e morbidoso. Ovviamente io amo gli sprinkles, come posso non metterceli dentro? Eccoli qua, tutti i nostri sprinkles nello slime. Ok, il mio colore preferito. Ok, ok, siamo arrivati a metà percorso dello scatolo. C'è il rosa ed è una base un po' vinilica e un po' trasparente con le palline unicorno. Profuma di fragola, wow.
Ok, raga, profuma di fragola. Guardate quanto è lucido ed è glossy. No, vabbè. Guardate quanto elastico. Che dite? Ce lo metto le palline? Beh, le hanno messe. Tanto ne ho un altro di riserva, di slime uguale. Le mettiamo le palline, allarghiamo il nostro slime e mettiamole tutte quante. Mescoliamo le palline. Pam, eccole qua, le palline nel nostro slime. Ed è veramente spaziale, ragazzi, questo. Raga, questo slime è spettacolare. Ok. Allora, sono due slime azzurri trasparenti con le palline questa volta. Tutte colorate, quindi arcobalenose. Eccole qui, le nostre palline arcobaleno con lo slime azzurro trasparente. È rimasto appiccicato. Wow, ragazzi, quanto è morbidoso. Mamma mia, quanto è morbidoso. Ok, questo non profuma, gli slime trasparenti non profumano. Ma guardate quanto è trasparente. Sentiamo. Mamma mia. Che dite, palline? Yes. Guardate quanto sono belle tutte le palline dentro questo slime che è trasparente azzurro. È bellissimo. Prefe proprio. Numero 7, che c'è scritto scented, vuol dire che è profumato. Beh, tutti gli altri anche erano profumati. Qua abbiamo il colore arancione e all'interno ci sono delle Bingzu Beads verdi, trasparenti e arancioni. Sembra proprio un arancia. Vediamo un po'. No. Aspetta. Oh, wow, sorprendente, ragazzi. Attenzione, questo slime profuma di arancia. Ho messo all'interno del nostro slime tutte le Bingzu Beads. Devo dire che sono veramente spettacolari. Guardate come ci stanno bene dentro questo slime le Bingzu Beads. Raga, scherziamo. Cioè, ci stanno veramente benissimo e poi rendono lo slime molto bello al tatto e davvero molto scoppiettante. Lo slime è fucsia, quello è rosa chiaro, unicorno, questo invece è fucsia. Ragazzi, dentro questo slime fucsia ci sono degli arcobaleni. Ma scherziamo, di cosa profumerà questo slime? Profuma di... Oddio, non riesco a capire. Però è un mix, penso, tipo sia gomma da masticare, bubblegum. Mamma mia, ragazzi, ma vedete quanto sono belli gli slime della Elmer's? Guardate qua. Mamma mia, raga. Ovviamente gli arcobaleni, come posso non metterli? Sono bellissimi, li metto assolutissimamente. Stupendamente belli. Mamma mia. Abbiamo messo tutti gli arcobaleni. Evviva gli arcobaleni. Guardate qua, ragazzi. Wow. Numero 9, Unique. Vediamo. Unico. Vediamo cosa c'è in questo unico. Oh, che roba è? Oddio. Allora, attenzione, sono degli slime gialli, però questa volta trasparenti. Manca solo il 10, Giallo trasparente questa volta con dentro dei glitter oro. Oro e bianchi. Oddio, ho paura di metterli perché questi qua mi sa che mi sporcheranno tutte le mani, quindi preferisco non metterli. E anche in questo caso lo slime si è appiccicato vicino alla confezione perché è molto 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 morbido. Guardate quanto è trasparente, ragazzi, questo slime è come scende, come cola, guardate. È stupendamente bello. Profuma di banana, ragazzi. Profuma di banana, guardate quanto è trasparente. Mi ci vedete dall'interno, vedete? Woohoo! Allora, vediamo. Nel numero 10 c'è scritto twist in, quindi girali, twistali. Come sarà questo slime? Mancava ovviamente il rosso. Lo slime è rosso, con dentro sempre questi glitter che, mi devo dire, non mi piacciono molto, non sono i miei prefe. Lo slime profuma di ciliegia. Ciliegia! Bellissimo! Te lo giuro, sembrano tanti budini. Oh, sentite! Ragazzi, allora, vi giuro che se questo video supera i 700 like, quindi arriviamo a 1500 like per questo video, gli altri slime della Elmer's li vado ad unire. Ma guardate quanto è morbido! Ok, questo è il più morbido di tutti. Raga, è morbidissimo. Vi giuro che se superiamo i 1500 like, questi slime li vado ad unire.
Quelli là che mi sono rimasti però, perché ne ho due. Secondo me non c'è proprio niente da dire, sono rimasta senza parole per questi slime spettacolari e misteriosi. Cosa dite voi? Vi sono piaciuti? Fatemelo sapere giù in un commento. Grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, intrattenuto, strappato un sorriso come sempre. Vi voglio bene, un bacione, un abbraccio forte a tutti e noi ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Ciao amici!